Pareggio a reti inviolate al Pian di Massiano tra Perugia e Sampdoria al termine di una partita giocata con poco ritmo e scarso spettacolo. In entrambe le squadre una sola preoccupazione, quella di evitare la sconfitta, l'unico risultato che potesse rendere critica la situazione in classifica, più alla Sampdoria che al Perugia. Coloro che si sono dati più da fare sono stati i probabili under 23, Novellino, Orlandi, Ferroni e Magistrelli, attentamente esaminati dal tecnico federale Romolo Alzani. Poche le emozioni, in campo e sugli spalti, dove pure erano convenuti in 20.000 per un'occasione storica. Era la prima volta che la Sampdoria scendeva a Perugia per un incontro di campionato. All'undicesimo gli Umbri minacciano da vicino la rete avversaria. Cross di Novellino, finta di Scarpa, ma Cacciatori sventa la minaccia su Vannini. Tre minuti più tardi, una conclusione all'attivo dei blucerchiati. Ne è autore Bedin, ma Marconcini blocca con sicurezza. Nella ripresa ancora Cacciatori in evidenza. Superato il quarto d'ora, il portiere della Sampdoria nega la soddisfazione del gol a Curi, che sulla ribattuta si vede ancora respingere la palla, questa volta da un difensore. Di nuovo Cacciatori al lavoro, eccolo impegnato a neutralizzare una girata al volo di Marchei, che nel secondo tempo ha sostituito Pellizzaro. Si fanno vivi gli ospiti su punizione, ma la manovra è di quelle destinate al nulla di fatto. Nel finale Cacciatori salverà la sua porta e il risultato. Frosio lo obbligherà a un intervento all'incrocio dei pali.